salve a tutti voi. Questa puntata è dedicata all'uso del casco. Anche recentemente in provincia di Bologna un lavoratore che lo portava si è salvato da un infortunio mortale proprio per averlo indossato. Purtroppo molti lavoratori non lo utilizzano e, dato che le ossa del nostro cranio sono molto sottili, basta un piccolo urto per poi provocare degli infortuni mortali. Abbiamo per questo intervistato lavoratori, esperti e anche un rivenditore di prodotti di sicurezza. Buongiorno, sono un operaio edile. 3 mesi fa in un cantiere mi sono fatto male. Con mancanza di sicurezza ho avuto 23 punti sulla gamba destra. Faccio un appello a tutti i lavoratori di lavorare con la sicurezza, che serve tutta la vita. Gli strumenti di protezione ti riparano dagli incidenti sul lavoro. Tirate su il carico! Attenti allo sforzo! Bastone! Un vero amico le prende al posto tuo. La sicurezza è un dovere assoluto, un diritto intoccabile. Il trauma subito dal capo in un urto accidentale può avvenire in condizioni di lavoro già di per sé pericolose, come durante le lavorazioni sui tetti o in luoghi di lavoro sopraelevati in genere, come strutture prefabbricate, impalcati o carpenteria, dove il solo perdere l'equilibrio o perdere i sensi potrebbe essere causa di caduta dall'alto della persona. Come evitare questi rischi pericolosissimi e purtroppo molto frequenti? Beh, per prima cosa dovrai fare molta attenzione a non trovarti in situazioni pericolose per il capo o a non essere causa di rischi per altri. Non passare sotto carichi sospesi e non avvicinarti al carico se non quando è quasi a terra, più basso rispetto alla tua altezza. Non lavorare sopra o sotto altri lavoratori se siete contemporaneamente su un ponteggio o su una impalcatura. Controlla sempre la legatura e l'imbracatura dei carichi. Non gettare mai niente dai ponteggi o da altre strutture sopraelevate. Non sostare o passare in zone a rischio di caduta di oggetti o materiale durante demolizioni, disarmi, montaggio dei ponteggi. Così impari, metti il casco, no? Casco. Questo semplice oggetto, il casco, è uno dei dispositivi di protezione individuale fondamentali per i piccoli imprenditori e per i lavoratori che operano all'interno dei cantieri edili. Può salvare la vita. Non è un caso che anche nella recente manifestazione che si è svolta a Roma di fronte alla sede del governo, imprenditori e sindacati insieme hanno eletto il casco come simbolo del settore. Quindi il casco va usato, quindi il casco è un dispositivo di protezione individuale che veramente può salvare la vita. Bisogna ricordare che uno dei fattori principali per cui ci si infortunia o peggio ancora si muore nel cantiere è dovuto al fatto che non lo si indossa o non viene fornito come per legge invece dovrebbe essere dato. Quindi ricordiamoci di quanto sia importante questo strumento. Ma io non è che abitualmente frequento i cantieri, però certe volte si sente per televisione, si legge sui giornali che succedono delle disgrazie. Quindi io credo che la sicurezza dei cantieri sia fondamentale. Ancora prima di iniziare a scavare le fondamenta bisognerebbe cominciare invece ad occuparsi seriamente di sicurezza all'interno dei cantieri e usare il casco. È un mezzo di protezione personale difficile, questo lo sappiamo, in quanto determina caldo, impaccio in alcune lavorazioni, però ci sono sul mercato diverse tipologie di casco che possono essere utilizzate a seconda dell'occasione. Tuttavia abbiamo anche constatato che i giovani che sono più attenti rispetto alla propria sicurezza personale si stanno, come dire, abituando
D'altra parte, ogni mezzo di protezione individuale è fastidioso perché in qualche modo ci costringe. Dobbiamo abituarci, dobbiamo pensare soprattutto che è fondamentale per la nostra tutela. Esistono diversi tipi di caschi, questo è un modello che ha tutte le caratteristiche per essere in regola, diciamo, con le certificazioni varie, ha i fori laterali, ha la bardatura antisudore, ha la regolazione nucale e 6 punti d'aggancio. Più punti d'aggancio ha un elmetto e un casco e più è confortevole, anche se questo ha la bardatura in plastica, in polietilene. L'ABS è molto più leggero del polietilene, l'interno è una bardatura tessile, perciò molto più confortevole, sempre con i fori in sommità e sempre con la possibilità di attaccarci le cuffie sull'elmetto. Giulio! Ma dov'è che ho messo, eh? La zucca dura non basta a proteggervi. Usate il casco. Il sistema di protezione del capo, quando utilizzo la cintura di sicurezza, ovviamente deve essere dotato di un piccolo accessorio che è quello dell'attacco sottogola, nel senso che il casco mi deve rimanere in testa anche se cado. Non deve essere la prima cosa che mi cade se ovviamente sto in una caduta. Per quale motivo mi serve l'elmetto protettivo? Oppure se sbatti sei più protetto. Esatto. Associato alla cintura di sicurezza mi serve l'attacco sottogola perché a questo punto mi diventa una misura di prevenzione a seguito di una possibile caduta. Quindi io sono caduto, devo evitare che il casco mi salti giù. Trascurare la sicurezza mette a rischio il futuro della tua azienda. Considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile. E la tua azienda crescerà in responsabilità, qualità e produttività. Il casco, è vero, non serve a proteggersi dalla caduta di materiali molto pesanti, ma in realtà la maggior parte degli infortuni per caduta di materiale è dovuto a piccoli oggetti, singoli mattoni, utensili, pietre, tavole o travetti di legno. Per questi pesi il casco ci salva la vita. Per la caduta di materiale molto pesante sono altre ovviamente le misure da adottare, e cioè organizzare il cantiere in modo che nessuno si trovi sottoposto a questo tipo di rischio. Questa è una responsabilità di chi organizza il cantiere, ma tu devi usare lo stesso il casco. Non è detto che il casco protegga totalmente dai traumi cranici. A volte, nonostante il casco, si finisce ricoverati all'ospedale, ma è sempre vero che le conseguenze dello stesso infortunio avvenuto senza il casco protettivo sarebbero sicuramente più gravi se non letali. Guanti, scarpe, casco. Non basta sentirsi supereroi per lavorare in cantiere. L'Istituto Professionale Edile di Bologna e la Provincia di Bologna hanno pubblicato la versione aggiornata del manifesto multilingue Prendi a cuore la tua sicurezza. Chiunque sia interessato ne può ritirare una copia gratuitamente presso le sedi IPLE di Bologna e Imola. È inoltre disponibile una versione digitale scaricabile su www.cpto.it. Bene, termina così questa puntata che abbiamo dedicato al casco di sicurezza. Arrivederci alla prossima puntata.